Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Negli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre per noi elfi è festa. Si celebra la fine di un ciclo e si celebra la natura che va al riposo e si rende grazie alla natura per tutti i doni che ci ha donato durante questo ciclo che si è concluso. E solitamente in questi giorni noi elfi condividiamo un particolare cibo attorno a un fuoco festivo. Gli uomini lo chiamano comunemente pan di via dei morti, ma per noi è conosciuto principalmente come quelle lempas, che tradotto sarebbe pane d'autunno. E oggi volevo condividere con te questa ricetta particolare che noi elfi solitamente prepariamo in questi giorni, così che tu possa prepararlo comodamente a casa tua in questo weekend di festa. Ah, premessa, per cause di forze maggiori vedrai le mani di mia madre mentre io gli dirò cosa deve fare. Vediamo un po'. Ti servono 250 g di biscotti, 120 g di farina, 50 g di fecola, 50 g di zucchero, 80 g di mandorle, 60 g di uvetta, 50 g di nocciole, 50 ml di brandy, del cacao amaro, cannella, noce moscata, 5 chiodi di garofano e mezza bustina di lievito per dolci. Vediamo come fare. Lascia in ammollo nel brandy 5 chiodi di garofano, metti in ammollo l'uvetta, frulla i biscotti nel robottino. Metti le mandorle e le noci a tritare grossolanamente, giusto per avere un composto in questo modo. E aggiungi anche un pizzico di sale. E aggiungi 2 cucchiai di cacao amaro. E poi aggiungi mezza bustina di lievito per dolci. Strizza l'uvetta e poi aggiungila all'impasto. Poi aggiungi il brandy filtrato, così da togliere i chiodi di garofano. I chiodi di garofano che hai tolto dal brandy, pestali e aggiungili all'impasto. A questo punto aggiungi l'acqua, un po' alla volta, quando non hai ottenuto un impasto omogeneo e ben compatto. L'impasto deve essere in questo modo, ben compatto e non appiccicoso. Intanto che l'impasto riposa per 20 minuti e il forno è acceso a 180 gradi, io vado a continuare la mia visione di Aladdin. Ci vediamo dopo, mi raccomando, divertiti anche tu. Dopo averli lasciati raffreddare, cospargi lo zucchero a velo e poi gustali semplicemente con tutti gli amici e i parenti a te cari. Come hai potuto vedere, mia madre non è un elfo, quindi ha fatto le porzioni da hobbit. E come hai potuto vedere, hanno un gusto tipicamente autunnale. Non a caso noi lo prepariamo giusto giusto in questo periodo dell'anno. Fammi sapere cosa ne pensi, se hai intenzione di provarlo, e fammi sapere se la video ricetta è stata chiara. In caso non farti problemi a lasciare un commento sotto, fammi comunque sapere la tua opinione, perché sono molto curiosa e perché mi fa tanto felice sapere tu cosa ne pensi. Inoltre ringrazio i miei Mellin di Brea che supportano fortemente il mio canale, vi ringrazio tanto di cuore, trovate i link per scoprirli in descrizione. E con questo è tutto, spero che questo video ti sia piaciuto, in caso lascia un like
E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica e festosa giornata. Ciao Mellon e grazie di aver cucinato con me anche oggi.